subito 25-25, grande partita, ma ci confermiamo sulla buona strada anche rispetto alla partita che abbiamo giocato il 7 gennaio scorso. Siamo andati in crescendo, no? Sei d'accordo? Sì, il primo match è stato, abbiamo pagato un po' lo scotto, diciamo una sorta di timore reverenziale, perché loro sono veramente un'ottima squadra, d'altronde vanno a fare i mondiali, hanno perso l'anno scorso la Coppa d'Asia per un gol e quindi il loro valore è indiscutibile. Noi abbiamo avuto un crescendo, ci siamo scrollati di dosso questi timori, abbiamo giocato come stiamo facendo ultimamente, perché anche in Lettonia secondo me abbiamo fatto un ottimo torneo, perché tolta la prima partita dove siamo arrivati un po' stanchi, gli altri due abbiamo fatto veramente un'ottima partita. La nota positiva sono sempre i giovani che sono sempre più protagonisti, e quindi questo sta a testimoniare la bontà del progetto e del lavoro dell'allenatore. Ecco, assieme a Pasquale sei uno dei più esperti, tanti giovani che stanno ruotando in questa nazionale, come li vedi nel complesso al di là di queste tre partite? Guarda, penso che abbiamo dei ragazzi veramente validi che, se fatti lavorare nella maniera giusta e dando loro le giuste possibilità come queste, nel giro di anni avremo un ottimo ricambio generazionale. Questo ovviamente non deve finire qui, ci vuole anni di pazienza. Spero che questo progetto abbia il tempo di fare il suo corso, e sono certo che questi che oggi sono dei talenti saranno delle certezze per la nostra pallamano.